detto, Mono è nato l'estate scorsa nel laboratorio di panificazione del carcere di Opera e nasce proprio con l'idea di formare dei detenuti all'arte panificatoria. Ho detto arte perché la voglia di fare un pane diverso, noi facciamo un pane diverso, un pane come facevano una volta e che ora si è disperso. Il lavoro per loro sarà oltre che occasione di reddito attualmente, perché sono regolarmente assunti, stipendiati, con il contratto, contributi, eccetera, ma sarà soprattutto occasione di riscatto sociale nel momento in cui cessata e scontata la loro pena, potranno a pieno titolo recuperare la loro dignità umana perché hanno una professione fra le quelle più ricercate, più necessarie oggi, insomma, che ricerchiamo nel pane, quello che sono le basi anche della nostra cultura della ristorazione italiana. E questi ragazzi se ne sono accorti e ci hanno invitato qua. Sì, ti ringrazio per questa domanda, per dirti che noi non abbiamo un'ambizione di numeri, non vogliamo diventare un panificio industriale, noi siamo un panificio artigianale e lo scopo, proprio perché noi non dobbiamo fare business dal pane, ma il nostro scopo è proprio quello di dare occupazione, dare professionalità e fare un pane che abbia della lavorazione manuale e quindi assumere tanti detenuti e avere la possibilità quindi dalle vendite di occupare più persone. Attualmente facciamo quasi 3 quintali di pane al giorno e il nostro obiettivo, il nostro break even è chiaramente la cifra doppia, perché quasi doppia, perché abbiamo fatto degli importanti investimenti come cooperativa sociale e abbiamo il vantaggio di lavorare il carcere, che è un vantaggio che ti fa risparmiare il capannone, il building, però tutte le altre spese comunque ce le hai e è un vantaggio che peraltro dobbiamo scontare col fatto che non è semplice comunicare in carcere. Per esempio, noi dobbiamo dire ai nostri clienti che ci devono fare gli ordini per il giorno dopo entro il mattino, perché la sera è difficile comunicare, non si possono fare modifiche d'ordine. Quindi cerchiamo qualcheduno che abbia modo di organizzarsi negli ordini, che abbia la volontà di avere questo pane comunque fatto ogni notte con lievito madre fresco, lavorato artigianalmente, e che ci possa consentire, ecco qui l'obiettivo futuro, di ampliare ancora più la produzione e semmai diversificarlo per arrivare anche a parlare di dolce, oltre che di salato e di pane. Noi abbiamo coinvolto un maestro, ma soprattutto un uomo. Noi abbiamo scoperto in Ezio Marinato un uomo di una grande sensibilità, oltre che un grande professionista. Gli ho telefonato perché avevo sentito parlare di lui e gli ho spiegato di questo progetto. E lui ha accettato subito ed è venuto senza nessuna enfasi e si è messo ad ascoltare i detenuti che avevamo selezionato per questo progetto e a far provare loro che cosa sapevano fare di panificazione piuttosto che di pizzeria e quant'altro. E lui è riuscito a coinvolgerli perché ha apprezzato il loro lavoro, li ha guidati nel correggere meglio quello che stavano facendo e soprattutto poi, da buon ambasciatore del lievito madre, gli ha presentato un nuovo modo di fare il pane che li ha entusiasmati. Ora questi ragazzi sentono il panificio come la loro azienda e sentono un rapporto con Ezio Marinato come un loro riferimento. Pensate questo, hanno fatto un piccolo video mandandogli gli auguri per Natale e proprio sotto Natale Ezio Marinato, che tra l'altro fa di quei panettoni fantastici, ha lasciato perdere la sua produzione, ha preso il treno, è venuto a Milano con dei panettoni sotto braccio ed è venuto a tagliare i panettoni in carcere con questi ragazzi. Ecco, questo è questo uomo ed ecco perché questo progetto sta andando bene con l'entusiasmo di tutti.